Ferdinando e Valentina, siete venuti insieme nella casa del padre perché la vostra decisione di matrimonio riceva il suo sigillo e la consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità che qui è presente. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ma ora Cristo vi benedice e vi rafforza nel sacramento nuziale perché assumiate responsabilmente il dovere del matrimonio. Pertanto, io vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo, accompagnati dalla comunità cristiana, Ferdinando e Valentina, se dunque è la vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra. Esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Ferdinando, accolgo te, Valentina, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Io, Valentina, accolgo te, Ferdinando, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Amen. Valentina, siete già sposi. Ora il segno del vostro amore per tutta la vita. Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di fedeltà. Valentina, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ferdinando, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio. Valentina e Ferdinando. Ed ora facciamo il dono più bello che si possa fare.
Il primo dono profondo e vero a questi sposi, la nostra preghiera. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e di carità per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri amici Ferdinando e Valentina, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore.